Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video ho sconfitto Etelo e sconfitto ovviamente anche Giratina e poi l'ho anche catturato. Avrei detto che avrei affrontato poi le missioni di Shaymin e Darkrai, ma non le affronterò oggi, bensì nel prossimo episodio. Questo perché appena entriamo nella base del Team Galassia, apparirà la signorina Noesis, signorina, quello che è, e ci parlerà di alcune storie. Ma vediamo. Mi hanno giusto riferito cosa ha combinato Etelo. Non pensarci troppo su via. La passione smodata fa perdere il senno. Non c'è altro da aggiungere. Già. Ma tornando a noi, come procedono i tuoi studi sui Pokémon? Fai progressi? Me ne mancano davvero pochi. Davvero pochi. E sui serba ancora molti Pokémon interessanti da scoprire. Vediamo un po'. Di quale Pokémon vuoi che ti parli? Oh, e qui non possiamo non scegliere nulla. Infatti ora lei si offrirà di parlarci di Tornadus, Thundurus e Landorus, ma uno ci pensa a tornare da Noesis una volta finito il gioco, una volta aver battuto Etelo. Io l'ho fatto, ma non aveva nessun dialogo, invece adesso sì. Quindi anche premo B non fa nulla, quindi parlami di Tornadus, dai. Ah, Tornadus. Egli sorvola il mondo intero, seminando tempesta ovunque passa. Se una bufera di neve attanaglia ghiacci candidi, potrebbe significare che Tornadus è vicino. Ok. Non è che compaiono nelle distorsioni questi, va a finire. Oh cielo. Oh, spero di no. Vediamo un po'. Di quale Pokémon vuoi che ti parli? Di Thundurus? Ah, Thundurus. Egli sorvola il mondo intero, scatenando folgori ovunque passa. Se piogge battenti sferzano la costa oltremare, potrebbe significare che Thundurus è vicino. Ah, oppure solo con gli eventi climatici sarebbe molto più semplice. E Landorus? Ah, Landorus, la gente lo venera come divinità delle messi. Si dice che si mostri talvolta nella landa ossidiana. Saresti così gentile da catturarlo per me? Di quale Pokémon vuoi che ti parli? Sono a posto così, cara. Come preferisci, allora? Non so se abbiano agito per effetto dello squarcio spazio-temporale o se siano palesati per puro capriccio. Con i loro fulmini e tempeste paiono Pokémon alquanto fastidiosi, non è vero? Eppure rappresentano una parte essenziale del nostro ecosistema. Ma lascerò che sia tu a studiare i dettagli per conto tuo. Informami quando avrai completato le pagine del Pokédex di Landorus, Tornadus e Thundurus. E secondo me, lei poi, una volta catturati questi tre geni, ci dirà come catturare il quarto genio che è comparso qui ad Isui. Ne sono sicuro al 100%, perché ha detto, ehi, dimmi a raccontare tutto quando hai finito il Pokédex di Tornadus e degli altri due. Quindi sì, inizierò dalla landa ossidiana. Vediamo se si triggerano per conto loro o se devo triggerare io in qualche modo. Oh, aspetta. È quello? Oh, porca zozza. Ma è quello allora. Dunque, stavo sorvolando la landa ossidiana perché Noesis non ha parlato di nessuna condizione particolare per avvicinare Landorus, quindi ho detto, ma magari si trova qui. Ed effettivamente sì. Ok, è un po' arrabbiato. E che cavolo? Ma è impazzito? Aspetta, devo avvicinarlo forse. Ah, devo avvicinarlo. E poi attivo la smoke bomb. Ok, ho capito. Ok, bene. Ok, devo stordirlo. Devo stordirlo e poi provare ad attaccarlo. Allora, oddio, mica mi ricordo i loro tipi. Accidenti, ah, però è normale comunque sia, mi dice il gioco, quindi vado con Urlo Rabbia. Sì, sto con una squadra un po' strana.
Ho messo Pokémon che non uso mai, tipo Zoroark, non l'ho mai usato, neanche Zorua. E ovviamente lui ha il counter. Figuriamoci se posso avere un Pokémon che non ha super efficace contro di loro. Beh, Landorus ovviamente è terra, quindi con Goodra lo sfascio. Vado con Scizor. E al 70, quindi dopo metà vita gialla dovrei riuscire a fargli male. Bene, e fargli male, intendo catturarlo. Tempesta ardente. Ok, terra mi sa che è, non, perché non mi ha fatto un 4 per stranissimo. Ho 18 Pokéball. Ah, tanto devo tornare a campo base e poi devo tornare in città. Ok. Preso. Sono felice di averlo catturato perché non avevo salvato. Come un idiota, non avevo salvato. Quindi è andata bene. Allora, a questo punto, dato che devo tornare comunque a casa, una base qualsiasi va bene. Rifornisco le Ultra Ball e poi si parte per un altro Pokémon. Accipicchia, ho fatto Landorus a prima botta al 10. Wow. A questo punto, arrivati alla costa oltremare. Bisogna avere il tempo tempesta di fulmine e non semplicemente una pioggerella normale. Proprio deve esserci il vento e pioggia e deve esserci, non dico per forza i fulmini, però quando mettiamo la mappa in alto si vede che c'è il fulmine, la nuvoletta col fulmine, quindi quello indica una tempesta di fulmini vera e propria. Non a caso si chiama Thundurus il Pokémon. Mi sa che ci siamo, eh. Sento proprio la. Eccola! Sì, è questa, salviamo. Bene, bene, bene. E ora dovrebbe essere in mezzo all'acqua, da quello che ho capito. Non ne sono sicuro, ma dovrebbe essere in mezzo all'acqua. Quindi dobbiamo dirigerci qui. Figuriamoci, non poteva essere un altro posto. Dunque, 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 dunque. No. Credo di averlo trovato. Ehi! Vediamo un po' in che cambiamo. In nessuno? Come nessuno? Ehi! Basculigion, eccolo qua. Allora aspetta, devo lanciargli qualcosa. Prima una smoke bomb per distrarlo. E poi dopo, da lontanissimo, queste palle di fango che non servono a nulla. Oh mio Dio! Oh! Oh! Piano! No, tu! No, tu! No, tu! No, tu! Dove sei? Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Da! Ok, no! Non Gyarados! Non Gyarados! Sì, ma da dove scappi? Scusami. E allora? Ok, ora ci siamo, vai! Allora, fammi capire, fammi capire. Sì, tuono sotto Reina 100%. Però, fammi capire. Aiutami. Sì, Scizor non è una scelta molto giusta, però. Per cominciare. Perché io non mi ricordo i tipi dei geni. Non ho davvero ricordi. Allora. Ovviamente non faccio tuono, perché Electivire è comunque forte, per carità. Però un fulminello. Buono, buono. Ma sti cosi mordono, ma io non lo so. Ok che hanno ritolto tipo 600 mosse, mi pare, da Pokémon, però cavoli. Tutti con sgranocchio, tutti con le mosse fuoco, tutti con le mosse terra. Ci sarà qualcuno che non ha un counter per i miei? No, chiedo. No, niente, dico. Bene. Preso. Questa è stata facile. Quindi ora mi tocca aspettare per una tempesta di neve. Siamo quindi ai ghiacci candidi per catturare Tornadus. Anche qui bisogna avere una bella tempesta di neve, quindi riposiamoci fino a notte fonda e speriamo che cambi il tempo. Direi che è andata bene. Vediamo un po'. Eh sì, iniziamo a sorvolare l'area.
Però se gli altri l'ho trovati in punti chiave, forse qui dove sta i ghiacci di Avalug? Probabile. Oppure no, sono sceso per recuperare quota, ma a quanto pare. Ottimo. Allora, devo essere scaltro. Oia, che botta. No, Gleli, tu sei di troppo, Gleli. No, no. Mannaggia. Ok, ci siamo. È stata un po' difficile, ma ce l'ho fatta. Allora. Iniziamo. Tutto quanto normale, quindi un lanciafiamme standard. Buono, perfetto, subito, subito. Bello però Tornadus, Però devo dire che Tornadus è un bel Pokémon. Non mi dispiace affatto come Genie. Genie, genio. Jean? Sarebbe poi terminologia anche corretta. Bello davvero. Anche se il colorito di Thundurus è più particolare. Invece l'Andorus. Ora che ci penso però. Non è che in realtà Noesis non mi dà la missione dell'ultimo genio Enamorus, se non sbaglio si chiama Enamorus, ma mi dà lo specchio per cambiare forma ai geni. Però anche il quarto dovrebbe avere una forma alternativa. Quindi mi dà la missione, ma poi mi dà lo specchio una volta che ho mostrato tutte e quattro le pagine? Potrebbe essere. Faccio congetture perché non lo so, ma oggi si fanno i tre geni, poi vediamo se mi dà la missione del quarto, faccio il quarto e poi dopo faccio Shaymin e Darkrai. Mi piace fare le cose in fila. Preso! Yes! Molto molto bene. È andata. Scappa, scappa ora, scappa. Pagine di Tornadus e Thundurus fatte, si va da Noesis. Dimora remota, attenzione perché Noesis è qui fuori a prendere il tè. Eccoti qui finalmente. Finalmente, scusi se ci ho messo mezz'oretta. Ti faccio i miei complimenti per aver catturato Landorus, Tornadus e Thundurus. Notevole. In circostanze normali sarebbe preferibile lasciarli scorrazzare liberamente, ma dopo quello squarcio non si può stare sereni. Finché i suoi effetti non saranno del tutto svaniti, sarebbe meglio che stessero tranquilli. Ma c'è un'ultima cosa di cui vorrei parlarti. Devi sapere che in verità. Non dirmi che. C'è un quarto Pokémon. Vieni a me! Ma così, che è un cane? Amur! Il suo nome è Enamorus. Alcuni lo venerano come una divinità della primavera. Mi sembra più femminile che maschile, però. Diavoletto, a dire il vero, col cuore, coi capelli che formano un cuore. Un po' strano. In questo caso non si tratta di un Pokémon di indole violenta, ma la tua missione è completare il Pokédex. Dunque dovresti catturare anche lui, giusto? Vai allora, lo potrai avvistare nei cieli che sovrastano l'acquitrino vermiglio. Nei cieli! Boy. Boe. Boi, boi, boi. Nei cieli che sovrastano l'acquitrino vermiglio. Quindi mi tocca usare delle Jet Ball. Ok, delle Wing Ball forse anche. Anche se la Jet Ball è la migliore. Ad ogni modo direi che l'episodio allora termina qui. Che dire, nel prossimo proverò a catturare anche Enamorus. Devo riuscirci se voglio completare il Pokédex. E manca davvero poco.
Manca davvero davvero poco. So dove trovare gli altri, quindi non è un gran problema. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Leggende Pokémon Arceus. In descrizione trovate ovviamente i link che portano a Instagram e a Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino che tanto è gratis. E noi ci vediamo, ovviamente, domani con un nuovo video. Bye bye!